In questo video vedremo come migliorare su Fortnite, perché non stai migliorando e quali tre passaggi fare per poter migliorare alla grande su Fortnite. Ma per diventare dei connessionati puri bisogna iscriversi e attivare la campanella in modo da non perdersi anche tutti gli altri video. Nello shop tra l'altro è uscita la nuova taglia a fetta e la nuova duellante audace, che devo dire che come skin ci sta una vita, cioè è proprio bella come skin, ci sta. Vi ricordo di supportarmi con Colce supporta un creatore, OctiPF iscritto tutto grande o tutto minuscolo uguale. Come trovate scritto qua. Sempre cose che devo ricordarvi è che tra 5 giorni finisce la season, quindi se non avete completato ancora tutto il pass battaglia vi conviene sbrigarvi a completare le varie sfide settimanali in modo da poter sbloccare tutte le varie cose. E non preoccupatevi se invece non avete magari livellato al massimo queste skin qua, perché queste potrete livellarle anche più in là. Ma ora andiamo a capire quello che è veramente come migliorare su Fortnite. Per migliorare su Fortnite ci servono esattamente tre cose: pazienza, dedizione e tempo. Questi sono i tre ingredienti magici e tantissima gente mi chiede: boh, io vorrei migliorare ma non so come fare, come potrei migliorare, come potrei fare questo, come potrei fare quello. E io dico sempre che la gente deve smettere di giocare senza obiettivi, ma deve porsi degli obiettivi. Come diceva Ninja, la cosa migliore per migliorare è focalizzarsi su un singolo ed unico obiettivo e portarlo a termine. Mi spiego meglio. Se noi non sappiamo come si fanno la ramp rush, ossia quello dove fai scala, muro, pavimento, scala, muro, pavimento, eccetera, è inutile che andiamo in partita e proviamo a farlo. No, dobbiamo andare in creativa e allenarci fino a che non ci viene perfettamente. E una volta che abbiamo provato a fare quello e l'abbiamo imparato perfettamente, possiamo andare ad imparare le altre cose. Ma se voi non sapete fare scala, muro, pavimento, dovete assolutamente allenarvi a fare quello. E una volta che avete fatto quello, potete passare a fare altre cose. Non sapete fare i 90s? Perfetto, se non lo sapete fare, vi allenate a fare quelli. Andate in creativa e spaccate il mouse e la tastiera finché non lo sapete fare bene. Avete imparato a fare le ramp rush? Avete imparato a fare i 90s? Dovete imparare ad editare più velocemente? Perfetto, andate in parco giochi, andate in modalità creativa e allenatevi come dei marrani a editare come dei dannati qualsiasi roba. Le scale, le strutture, dovete essere veloci, dovete allenarvi. L'unica roba che potete fare è allenarvi, ma non allenarvi in gioco, ma allenarvi in creativa. Perché? Una volta che avete imparato a buildare la scala, muro, pavimento, a buildare i 90s, a editare più velocemente come faceva quel tipo, fare questo genere di cose qua super velocemente, e non dico che dovete diventare i livelli di TFU o robe del genere, ma semplicemente migliorare quello che è la vostra condizione attuale. E l'unico modo per farlo non è farlo in partita, ma è farlo fuori, in parco giochi. Sapete perché? Per quando siete in partita voi avete un milione di cose diverse su cui focalizzarvi. Dovete fare i materiali, dovete avere un buon loot, dovete stare attenti ai nemici, dovete stare attenti alla safe. Ci sono un milione di cose di cui preoccuparsi. E chiaramente non imparate se dovete fare un milione di cose alla volta. Invece se vi focalizzate su una alla volta e la imparate benissimo, poi potete andare alle altre, perché ormai quella roba lì la sapete fare benissimo. Una volta che avete fatto tutte ste robe, potete andare a fare le 1v1 su parco giochi. Ora, io le detesto le 1v1, secondo me sono inutili e sono incorrette, semi inutili in realtà, e sono incorrette perché non rappresentano una situazione reale. Perché quando sono in una 1v1 noi abbiamo lo stesso scudo, le stesse armi, tutte ricaricate al massimo, ma quando siamo in un fight su Fortnite non è sempre così, non è che sempre abbiamo gli stessi materiali, gli stessi punti vita, eccetera eccetera. Quindi veramente le 1v1, secondo me, da quel punto di vista non hanno senso. Però ti possono allenare nel fatto che devi imparare ad editare, a prendere l'high ground, a attaccare e poi continuare ad editare, cioè robe di questo genere qua. Quelle robe là vanno bene, quindi se uno ha l'obiettivo di imparare, quella è una cosa giusta, ma non subito, cioè non è che dovete andare subito a fare le 1v1. Prima dovete imparare a buildare e ad editare. Dopodiché potete andare a fare le 1v1 con i vostri amici, anche se non sono amici fortissimi. Comunque provate a fare le 1v1, ma datevi la regola che l'importante è comunque buildare ed editare, non basta solo sparare. E poi voi mi potreste dire: sì, ma io non ho mira. E lì è l'unica cosa in cui in effetti, cioè non ci si può veramente aiutare con dei consigli in qualche modo, perché ognuno
ha il suo modo di mirare, ognuno ha robe diverse. Ma dai, ma quanta vita c'ha? Ci ha provato. Focalizzatevi su quelle cose del gioco che sapete fare. Questa partita sta diventando sempre più emozionante. Perché veramente questo gioco di base è semplice. Se avete un po' di tempo da dedicarci, fidatevi, è semplicissimo. Cioè, io semplicemente magari non ho il tempo né la voglia di dire: bene, devo imparare ad editare, devo imparare a buildare, robe di quel genere lì. Beh, prima o poi finirà i materiali. Ciao! Cioè, avete visto che mira? L'ho devastato praticamente quel tipo. Distrutto, distrutto nonostante l'epic fail del piazzare la trappola, nonostante l'epic fail del piazzare la trappola. Distrutto. Oh vabbè, cioè, imparate le cose un po' per volta, perché quando dovevo imparare ad andare in bici, non è che in due nanosecondi io ho imparato ad andare in bici, no? Ma che cavolo, oh veramente, mi sono impallato tipo in due momenti. Cioè, in sta partita, per esempio, ho fatto 5 kill. Ora, io non sono un bravissimo giocatore, e magari possiamo dire che quelli che ho trovato non erano sti super pro player. Però voglio dire, 5 kill per me non sono un cattivo traguardo. Anzi, io vado molto fiero di queste 5 kill. Cioè, e focalizzatevi sui piccoli risultati e non su quello che fanno gli altri. È inutile, cioè, mettere la nostra asticella sulla base dei risultati che hanno gli altri. Perché così non impariamo mai. Ma come? Cioè io vorrei intanto capire come ha fatto a prendermi all'inizio. Per esempio nel late game, in questa roba qua, dove vi mettereste e perché proprio qua? Ve lo spiego, questo è un piccolo trucchetto. Ragazzi, sapete perché mi metto qua? Perché da qui ho solo tre lati da cui possono arrivare i nemici. Ossia, quello davanti, sinistra e destra. Ma da dietro non possono arrivare i nemici. Sapete perché? Perché c'è il mare, è ovvio. Ora devo concentrarmi perché comunque siamo nel late game finale. Ah, ma dai che mi sconcentri. Raga, scusate, c'è mia madre che entra così. Beh, intanto non so come da 5 kill siamo passati a 7 kill. Ah, no, no, no. Sì, ok, lo so come. Distrutto, distrutto direi. Distrutto. Raga, cioè, vi rendete conto di quello che sto facendo? E lo sto facendo io che sono scarso. Figuratevi cosa potreste fare voi. Però lì, Zebi. Allora, siamo in tre. Quindi ci sono altri due sfigati che girano intorno alla mappa. Più che altro, prima. Allora, ecco, tipo in endgame, cercate di capire bene dov'è la pozione dei vostri nemici, così non vi arriva una cecchinata nel nulla a caso. Sto sprecando la jump solo perché ne ho 7, quindi col cavolo che la lascia a voi sta roba. Sfigati. Sfigati che non sono altro quelli là. Ah, siamo io e lui. Che figo. Ma sa giocare quello? Boh, vabbè.
Raga, volete migliorare su Fortnite? 9 kill partendo da pinnacoli. Cioè, una partita da cui potete solo che prendere spunto. Solo che prendere spunto.